Rimane al centro dell'attenzione pubblica la salute del mare di Alcamo Marina, di cui intanto vediamo alcune immagini per mezzo di questo video realizzato nella mattinata di oggi. Avete potuto guardare e ascoltare nel precedente servizio filmato pubblicato qui su Alcamondo Blog i contenuti di una segnalazione che un giovane cittadino alcamese ci ha fornito in riferimento alle conseguenze delle piogge di ieri mattina. Nel frattempo anche altre segnalazioni continuano a pervenire ad Alcamondo Blog da residenti in via Nilde Iotti, strada dell'immediata periferia nord-ovest alcamese, dove già nei mesi scorsi abbiamo avuto modo di verificare disagi notevoli a causa di dissesti stradali e allagamenti da maltempo. Nel mese di dicembre scorso il comune di Alcamo aveva annunciato di avviare interventi di sistemazione sul canale alla base del viadotto del tratto comunale ex strada statale 113 che sovrasta il torrente Triolo e per la sistemazione della via Nilde Iotti stessa. Le acque provenienti dal torrente Triolo tra il viadotto e la via Nilde Iotti sono convogliate in canali artificiali, uno che costeggia la via Nilde Iotti stessa, l'altro invece sotterraneo. Alcamondo Blog oggi ha ricevuto queste immagini dalla famiglia Blunda che risiede in tale zona e che manifesta preoccupazione per le condizioni delle acque miste a liquami e detriti che defluiscono lungo questi canali. Come riferisce la famiglia Blunda, sono immagini queste registrate subito dopo la pioggia di ieri mattina. Buongiorno, pioggia dal 6 agosto 2020, ecco come scorre l'acqua, acqua nera. Sono ancora senza parole. La puzza di fognatura è impressionante. Eccoci qua nel canale vicino alla Lidl, sotto il ponte della statale 113. Quella pochissima pioggia è arrivata stamattina, guardate che succede. La griglia interna è ancora semisporca e quindi l'acqua continua a ristagnare qua dentro. Mi auguro che non arrivi un flusso più forte, se no ricomincia di nuovo a defluire fuori. Yes.